Guarda, l'idea nasce da un avvocato torinese che è Massimo Durante, che raccogliendo un po' quelli che sono gli umori dei tifosi, si rende conto di una spaccatura che c'è tra una Juventus che è così grande da non preoccuparsi forse di difendersi dagli attacchi, dal veleno che viene sparso quotidianamente, da piccole realtà, da opinionisti, da situazioni che sono troppo piccole forse per interessare un'azienda così tanto grande come la Juventus, che preferisce un signorile distacco e andare avanti per la sua strada senza curarsi di loro, no? Però in questo passaggio rimane indietro il tifoso che invece purtroppo subisce attacchi, insulti e subisce anche quello che è stato una certa cecità della Juventus forse nel lasciare liberi troppi spazi e lasciare troppo impunito un determinato tipo di comunicazione che arriva a sdoganare un messaggio di odio, per i tifosi juventini che si possono insultare perfino, nei banchi della politica, sui giornali o addirittura a livello della magistratura, e di conseguenza. Allora, se è concesso questo, è concesso tutto, figuriamoci sui social, figuriamoci nei bar per strada e siamo arrivati fino alle aggressioni fisiche a persone che avevano semplicemente la maglia della Juventus addosso. Tema Questo non che, va bene e interveniamo noi. Poi tema spiegheremo meglio dopo. che interessa molto questo. Intanto lo diciamo già, Fondazione JB su Twitter o altrove li trovate, Identità Bianconera scritto così, ma poi ne parliamo meglio e capiamo come si può fare questo. Ovviamente ci sono dei legali, Luca non è un legale, ma sa ovviamente bene come funziona la questione, perché io la prima cosa che ho chiesto è: ma si è legittimati come fondazione a difendere, non sono un'entità di tifosi? Ovviamente non chiedo neanche la risposta a Luca, sono problemi stradibattuti, credo in generale, sulla legittimazione in giudizio, in questo caso di fondazioni, associazioni, però è molto interessante che qualcuno, lo facciamo anche noi nel nostro piccolo, ognuno di noi nel nostro piccolo tutela la Juventus, il suo nome, il suo brand, come si suol dire, e i tifosi, però è bene che qualcuno se ne occupi. Giovanni, come stai, Giovanni? Ma no, bene, dai, bene, anche Che estate, perché dimmi, dimmi, serve rimanere in forma per questi 10 giorni. che estate è stata, intanto. No, è stata, guarda, sono state due fasi. La prima sembrava la Juventus avesse la voglia e forse anche la possibilità per correre, però poi tutto era funzionale alla seconda parte, mi spiego meglio. Hai fatto UEA per sostituire Cuadrado. Ti sei assicurata per un altro anno Rabiot e hai bloccato Milik trovando un nuovo accordo col Marsiglia. Ma si faceva tutto in fretta perché poi si doveva rimanere in attesa di queste famose offerte per mettere a posto il bilancio. Quello che oggi è la situazione a 10 giorni dalla chiusura del mercato. A mio avviso è positivo perché la Juventus comunque ha dato seguito ad una serie di cessioni di giocatori che in qualche modo non sarebbero rientrati nei piani della società in futuro. Si può discutere Rovella, ma anche lì in mezzo al campo comunque hai tantissimi altri giocatori che ti sei cresciuto in casa ed evidentemente hai ritenuto più sacrificabile Rovella e non Miretti, Fagioli e tutti gli altri. Hai dato seguito alla cessione di De Winter perché vuoi puntare forte su Huijsen e anche questa è una scelta che comprendo, e però siamo stati per quasi 2 mesi a raccontarci delle possibili offerte rinunciabili che ad oggi non sono arrivate, e questo è un bene perché poi più ci avviciniamo alla chiusura del mercato, più concretizziamo la possibilità che i pezzi pregiati della rosa possano rimanere alla Juventus. Mi pare dopo le ultime uscite si stia facendo anche largo un po' l'idea che forse è meglio non toccare nulla, visto che una Juve così bella non si vedeva da un po' di tempo. Il rischio che arrivi l'offertona da qui a 10 giorni c'è ancora, c'è la necessità ancora di fare almeno una cessione, perché secondo me per raggiungere quell'obiettivo che ci si era prefissati ad inizio estate, un 15-20 milioni servono ancora. Non c'è più quella grossa esigenza di far fuori Vlahovic, per capirci, o Chiesa, però quei 15-20 milioni secondo me servono ancora. Quindi continuo a fare attenzione a Ora, Kostic per quanto aspetta tra Giovanni Inghilterra e che Germania. ci Dimmi. direi tutto ora, in effetti, hai già fatto una bella introduzione in cui abbiamo
capito bene cosa dici. Io, Giovanni, un piccolo dubbio, poi ovviamente Nicole, Luca, in questi minuti sfruttiamo anche Giovanni che segue la Juve quotidianamente, sia mercato che campo, sono questioni, tutte ci appassionano. Tu sai, ormai il grande dibattito è su Magnanelli, il nuovo mister bianconero, però per tanti juventini ci si riesce a dividere perfino su questo, sull'allenatore e uno dello staff. Se noi riusciamo, a proposito Luca, ogni tanto faccio delle interruzioni per tornare, ma tu sai Luca quanto prema anche a me il tema di difenderci dagli altri e non tra noi, doverci difendere tra noi, mentre io i più grandi attacchi spesso li ho da alcuni tifosi e juventini, e uno dei temi è proprio questo, cioè la divisione. Ora ho scherzato su Magnanelli da ieri, diciamo il mister Magnanelli, così non certo per denigrare lui, anzi ottimo. Anche su questo Massimo, poi secondo me è giusto fare un passato. Sì, esatto, lo voglio subito, anzi così ci rispondi a una domanda che tanti appassiona, però anche qua, possibile che davvero ci sia la divisione tra un po' tra chi lo denigrerà, non sa perché, e chi lo esalterà pur di non fare un complimento? Cioè è una cosa, ragazzi, noi più, io questa la dico io prima che Luca ci spieghi un po' le idee fondamentali di identità bianconera o come è nata. Per me una delle cose primarie, lo sapete, lo dico sempre qua, è siamo divisissimi tra noi, cioè tra i juventini su qualunque cosa, ma non divisi su un'opinione che è legittima, Vlahovic fenomeno, non fenomeno, ci mancherebbe. Lo ripeto sempre, io le radio romaniste le ascolto da quando c'ho 5 anni, si dividono pure sull'infortunio di Cristante, è colpa del preparatore, questo è normale, ma sono compattissimi su una serie di cose fondamentali di identità, con la I o con la J che si voglia dire, dove proprio non ne trovi uno che dica una cosa diversa. Ci hanno rubato gli scudetti, hanno fatto quello, i nostri scudetti sono i più meritati di sempre. Da noi provate a trovare una cosa, non la trovate. Ti dicono pure i 9 scudetti, te li sminuiscono perché non c'erano avversari. E oggi siamo a Allegri versus Magnanelli. Ma poi ne parliamo comunque, Luca, di questo voglio una tua opinione, anche sul tuo pensiero. Giovanni, che volevi dire su questo tema di Agnelli? Che è una vergogna. È una vergogna. Vai, Didi. È una vergogna perché, cioè, qui siamo arrivati al punto che la battuta di un calciatore in un post partita che dice insieme a mister Magnanelli stiamo facendo delle cose nuove, cioè qui ribaltiamo il mondo, perché sembra quasi, come dicevi tu, Allegri contro Magnanelli. Cioè, ma ragazzi, è una vergogna. È perché ci siamo messi nelle condizioni che qui non si può dire più nulla, non si può far vedere più nulla, non si può raccontare un retroscena uno, perché tutto diventa oggetto di polemica, e questo mondo, e mi riferisco al mondo bianconero, e io non ne ho mai fatto segreto, sono un tifoso della Juve da quando ero bambino, poi sono un professionista e faccio il mio lavoro e lo faccio al meglio, arrivo dalla cronaca, quindi non ho assolutamente paura di scrivere di Juve anche quando ci sono temi scottanti e mi ritrovo tante persone contro, a me non fa paura niente e nessuno, ma è diventata una vergogna, perché raccontare un retroscena significa ormai finire dentro polemiche di tutti i tipi. Signori, Magnanelli è un giocatore, era un giocatore di Serie C, un giovane che stava in Serie C, che Massimiliano Allegri si è ritrovato in quel Sassuolo, non mi ricordo neanche l'anno, onestamente. Lo ha messo al centro del progetto e l'ha fatto diventare un grande calciatore. È diventato un riferimento del Sassuolo. I due si sentono da tantissimi anni, perché Allegri è stato il primo allenatore che lo ha valorizzato. Quando Allegri l'estate scorsa doveva sostituire Paolo Bianco, e tra parentesi anche Rabiola l'anno scorso ha detto grazie al lavoro di Paolo Bianco in video mi sento migliorato in alcune cose, ma cioè non è l'ha scelto Allegri uno dei suoi collaboratori. E Magnanelli non è che lavora da solo, lavora insieme a Landucci, a Trombetta, a Dolcetti, a tutti gli altri, a Padoin. Cioè, ma dove siamo arrivati? Cioè, siamo arrivati al punto che Chiesa dice una parola e mette quasi in difficoltà uno dello staff perché ha fatto una battuta su un nome. Cioè, è diventata una vergogna. È l'apoteosi del contesto. Assolutamente sì. Poi, se si vuole continuare così, ma non è un problema, però cominciamo a fare attenzione, perché siccome il tifoso della Juve spesso altri contesti così li ha ritenuti ridicoli, qui se non ci si guarda dentro si rischia di fare la fine di altre realtà.
altre realtà. Che abbiamo sempre vissuto con un certo distacco, perché con orgoglio ci siamo sempre sentiti juventini. Torno nella mia posizione di professionista e dico: Magnanelli è un membro dello staff tecnico di Massimiliano Allegri, fa il lavoro che viene condiviso all'interno del gruppo di lavoro coordinato da Massimiliano Allegri, che ha la prima e l'ultima parola su tutto. Poi, se si vuole continuare a fare i discorsi pro Allegri, contro Allegri, si continui pure, ma ripeto, mi pare davvero che su molte cose siamo davvero fuori strada. Luca, poi ovviamente Nicola, osservazioni o domande anche per Giovanni. Luca, hai qualcosa da aggiungere a questa introduzione su questi primi temi? Ma guarda, uno degli assunti fondamentali su cui è stata creata la fondazione è stata una frase che ha detto proprio Massimo Durante, che è rimasta, rimarrà un po' nella nostra piccola storia di fondazione. L'Italia è stata conosciuta per un periodo noto come Mani Pulite, vorremmo andare verso un'epoca di bocche educate. Cioè, quello che noi facciamo, che ci proponiamo come intento proprio, è di riportare il livello della conversazione su temi un po' più intelligenti e meno su tematiche divisive, su dicotomie continue, su separazioni continue, buoni e cattivi, noi, loro, bravi, buoni, Allegri, Magnanelli, Vlahovic, piuttosto che i preparatori, lo staff atletico. È una sciocchezza ragionare in termini di sistema binario o di qua o di là. I sistemi sono molto più complessi, come si allena una squadra, non l'allena neanche solo Magnanelli e neanche solo Allegri. Come diceva giustamente Giovanni, sono in tanti, è un lavoro di staff che viene fatto. Si vede la mano di Magnanelli e meno male, è stato preso un professionista per portare una certa tipologia di lavoro, ma questo non sconfessa quello che fanno tutti quegli altri. Noi nel portare avanti, nello stigmatizzare determinati comportamenti di tifosi contrari al tifoso juventino, non manchiamo mai però di esortare anche i tifosi juventini ad avere un certo tipo di dialogo. Non è che sbaglia solo chi è contro di noi, ma tante volte sono anche i nostri tifosi che hanno delle tipologie di conversazione che non sono adeguate, non sono corrette. Nel momento in cui tu insulti un altro tifoso, se quello ti insulta non puoi più lamentarti. Cioè, andiamo prima a cambiare noi le nostre tematiche, e poi il tema della divisione interna tra tifosi bianconeri. Io resto convintissimo, convintissimo che ci siano delle fortissime infiltrazioni, che ci siano, come si è visto, di alcuni esempi celebri che non andremo a nominare per non fargli pubblicità, che hanno finto di essere tifosi juventini parlando contro la Juventus, chiaramente rivolte alla pancia di chi soffriva per una Juventus che non era al meglio delle proprie condizioni, che non si esprimeva al meglio delle possibilità, ma ne hanno creato un mestiere. Oggi essere anti-juventino paga più che essere giornalista, probabilmente. E ci sono persone che sono stati giornalisti professionisti che oggi si sono reinventati nel fare gli anti-juventini. E purtroppo immettono una serie di messaggi velenosi e negativi nel mercato, dove poi vanno a esacerbare delle condizioni per cui già i tifosi sono stressati, perché le persone in Italia sono stressate di loro, non è un periodo facile per nessuno, e vai a creare benzina sul fuoco, a buttare benzina sul fuoco in una situazione che non ce ne sarebbe bisogno. Lo sport, come dico sempre io, era una cosa che da bambini ci faceva battere il cuore quando calciavamo un pallone. Oggi non ci emozioniamo per la giocata, per la squadra, per la vittoria, per il gesto tecnico, ma siamo a lamentarci del rigore che forse c'era, forse non c'era, vedi, tutti i ladri, c'è il complotto. E questo purtroppo ci hanno privato di quello che era l'amore del nostro calcio. Poi ci lamentiamo che le nuove generazioni fanno fatica ad appassionarsi. È così, io ripeto, io per questo me la prendo di più, vado da Nicole, me la prendo di più con i nostri, cioè tra noi, dico, non ci caschiamo, perché altrove il mondo è quello dipinto da Giovanni, da Luca, da noi spesso, e lo sappiamo bene com'è, con gente che ha fatto della propria professione, anzi della propria anti-juventinità, una professione, neanche sappiamo per chi tifino o non tifino, sappiamo chi odiano, e non è bellissimo nello sport tutto questo, ma già sono partiti dopo Utile, sapete, quei 5-6 account, ma seguiti, alcuni da poco, qualche disperato, vabbè, che c'è il doppio account, lasciamo perdere, altri da decine di migliaia o centinaia o cose del genere, e quelli un clima velenoso lo creano da subito, no? Come dire, noi ci cauteliamo, subito rigore inventato, così, poi tutto il resto. Per questo faccio io l'appello anche di Giovanni,
Dico, tra noi, attenzione, non si può veramente più dire niente. Qua se uno dice ieri Chiesa ha giocato male, vuol dire che sei un pro Allegri, non capisco il nesso. Se dici che Vlahovic ha fatto un bel gol, sei anti Allegri perché Allegri vorrebbe Lukaku. No. Cioè così, ragazzi, non possiamo vivere un anno di tifo in questo modo. Non è sano, non è divertente, non è... ci insultiamo tra di noi, è una cosa penosa, ve lo dico, uno spettacolo penoso. A mio parere, Nicole, scusa, ti ho fatto aspettare tanto, tanto ti chiedo, Nicole, ma c'è una luce che ti illumini davanti? O accendo la luce della stanza e abbasso la tapparella, perché ho la tapparella che emana una luce incredibile. non sto in paradiso ancora, quindi non capisco. Prova, vabbè, se no di quello che vuoi, poi lo fai dopo, non c'è, ti vediamo, okay. Solo per... Vai. Sì, no, nel caso accendo la luce artificiale. Vai. E, alla faccia di Neymar e del suo yacht. Allora, no, scusa, del Boeing, perché ieri ho visto che si è trasferito da Parigi, no, in Arabia con un Boeing. Esatto. Si rifletteva sull'ecologismo di certe scelte. No, io volevo dire che purtroppo mi rendo conto che abbiamo un po' introiettato questo clima divisivo che c'è all'esterno, all'interno della tifoseria. E questo è triste. E penso sia un po' una sconfitta. Io l'ho notato anche l'anno scorso, dopo tutte quelle vicende giuridiche che sappiamo, c'era gente che attaccava, Juventini, che attaccavano di più magari la Juve, anche poi per il modo in cui si è difesa, per carità, che si può criticare, però quando critichi più la Juve, che sarebbe la vittima di tutta questa vicenda, che diciamo i mandanti, ecco, questo dovrebbe fare un po' riflettere. Penso che dobbiamo un po' rasserenare tutti gli animi e questi progetti, queste fondazioni come appunto Identità Bianconera, penso che servano come il pane in questo momento qui, sia il momento giusto perché nascano certe realtà. A unire ragazzi, unirci tra noi un po' di più, poi sì. Ci scanniamo se abbiamo giocato bene o male, ovvio quello, però insomma... Allora, sì, esatto. Il calcio è una cosa bella, cioè non possiamo continuamente fare polemiche, cioè ma, alla fine è emozione, è gioia. Per dire, Nicole, tra un po' arriva Luca Monblano, tu sai, col suo JB Zone in cui ammorba tutti con la tattica, qua su Juventus c'è gente che ama pure quelle robe là incredibili, mentre noi siamo diversissimi da loro e guardiamo solo casa Juventus. Per dire, lo diremo a Luca Monblano tra poco in diretta, quindi dividiamoci su queste cose, ma non ci scambiamo. Ma tanto è inutile, è una battaglia ormai persa da un po', perché poi trovi altri lidi, canali, persone così, che invece tendono a fomentare purtroppo questi dissidi tra noi e ci indeboliscono e basta. Vabbè, Giovanni, su, qua non scherziamo, e poi Giovanni tra 20 minuti mi dice io me ne vado, te l'avevo detto, e poi non ci ha raccontato nulla. Allora Giovanni, la vera domanda, tu hai fatto già una bella introduzione, hai detto da un certo punto di vista meglio quasi, come dire, da tifosi, qua togliendo l'ambito professionale, perché dici mi tengo i gioielli che abbiamo. Oh, Nicole, al terzo anno e alla 70ª trasmissione ti è venuto in mente di accendere la luce, è una cosa molto... Ma mi piace questa... usare la luce artificiale di giorno, sì, però giusto, per Juventus questo è altro. Ecologica. Allora, Giovanni, io ti dico una cosa che non mi convince del tuo discorso, l'ho letto ieri anche da Gianluca Di Marzio, e tuo collega che ovviamente è stimato da tutti noi. Cioè, quando si dice, tu dicevi la Juve, lo dicevi anche come paradosso, magari dice poi guardando l'esordio, quasi quasi si dice se riesco a tenere questi qua. Io non credo che davvero la Juve, tu poi Giovanni la segui quotidianamente, sei molto più di me le dinamiche. Non credo che un Udinese Juve, tra l'altro con una buona partita, ma Vlahovic discreto, direi, Chiesa molto bene di gamba, neanche a dire abbiamo fatto, non so, 6 gol dove non li fermavano più, non credo che questo faccia pensare. No, ma è chiaro, so che non hai voluto dire questo, voglio dirti, io non credo che siano cambiati i programmi, a meno che tu mi dici, veramente mancano solo 15-20 milioni o comunque anche per l'ingaggio, il monte ingaggi così, un numero di milioni che, faccio un esempio, la cessione di Kostic, e l'addio anche in prestito di McKennie, abbassano quello, siamo a posto, la rosa c'è, ci teniamo, chi c'è, non lo so Giovanni, io penso che qualcosina manchi ancora poi, no? Provo a farti un po' di ricostruzioni, perché sì. Poi la Juventus, ripeto, può fare mercato in entrata solo dopo aver concretizzato delle uscite, e in questo momento gli incastri sono fondamentali, e c'è da dire che queste offerte... le aspettiamo ancora, non sono arrivate. Le speranze ci portano a dire che, considerato che Cambiaso può agire, come abbiamo visto, a sinistra, e Ealing vorresti tenertelo perché ha più prospettiva rispetto a Kostic ha un ingaggio da 3 milioni e mezzo a 30 anni, allora la speranza è quello di
fare mercato attorno a Kostic. Attraverso intermediari è stato proposto tra Inghilterra e Germania, al momento una proposta da 15 milioni per Kostic, la Juve non ce l'ha in mano. Quindi bisogna fare marcia indietro su Ealing. Ealing lo ha chiesto in prestito secco il Bologna, non scalda. No, la Juve aspetta delle grandi offerte dalla Premier League, superiore ai 20 milioni, oggi queste offerte non sono ancora arrivate. Ho letto dell'Union Berlino, non è una mia notizia e al momento non ho avuto neanche il tempo di verificarla, quindi non chiedetemelo perché non lo so, metto le mani avanti. So però che la Juventus se ne ha parlato con l'Atalanta. Altro contesto che potrebbe valorizzare Ealing, che ha contratto in scadenza il 2025, al momento rinnovo difficile con la Juve, però è anche vero che se lo valorizzi per un anno, l'offerta che ti arriva l'estate prossima ti porta comunque a fare una grossa plusvalenza, considerato che oggi Ealing pesa sul bilancio della Juve 1 milione. E quindi questo ti porta a curare più possibile il giocatore, dovendo però anche poi metterlo nel contesto di quello che stai costruendo. Cambiaso, secondo me, nessuno si aspettava questo grande impatto. Lo ha avuto ed è stato promosso, e per questo motivo oggi nelle gerarchie mi pare possa essere considerato il titolare della corsia di sinistra. Qui arrivo all'ipotesi Berardi. La Juventus che sta lavorando fin qui... È ancora viva? È un ni, adesso ci arrivo. Sì. Perché la Juventus in questo precampionato ha lavorato sul 3-5-2, immaginando una variante sul 3-4-3. Variante col 3-4-3 se prendi un giocatore con le caratteristiche di Berardi, che vai a collocare nel tridente a destra, opposto a Chiesa. Non ci arrivo neanche a Vlahovic, poi ne parliamo di Vlahovic. Certo. Berardi ha un ingaggio a 3 milioni e mezzo, sostanzialmente quello di Kostic. Ma se dai via Kostic, lo stesso ingaggio lo giri su Berardi. Se Kostic te lo tieni, devi fare un conto diverso già sull'ingaggio, sugli ingaggi che hai, dovendo considerare la politica di ridimensionamento che sta adottando questo club. In più, ripeto, oggi non hai l'offerta da 20-25 milioni per Ealing. Quindi l'offerta che la Juventus ha ipotizzato per il Sassuolo, che è lontanissima, viene considerata lontanissima dalla pretesa del Sassuolo di 30 milioni per Berardi, potrebbe non essere idonea. La Juventus ha proposto 1 milione più 19 a riscatto con la qualificazione in Champions League 2024-2025. Proposta che il Sassuolo ritiene non idonea, lontanissima dalle pretese che ha, ed è evidente che la Juventus difficilmente può migliorarla se non fa delle cessioni. E ripeto, al momento queste cessioni fatichi a farle. Sta prendendo piede di nuovo l'ipotesi Holm, che sembrava un obiettivo del Sassuolo e anche dell'Atalanta. Per questo motivo dobbiamo tenere fortemente in considerazione questo triangolo. Lo Spezia fatica a tenere Holm in Serie B. La proposta di 1 milione più soldi a riscatto sicuramente è più allettante per lo Spezia. Holm, che è un esterno destro, un quinto di destra, non è un giocatore alla Berardi, è un esterno. Però cosa succede in questo ragionamento? Andresti comunque a potenziare il 3-5-2, considerando Cambiaso un sinistro, assieme a Kostic, evidentemente con la possibilità di dare in prestito Ealing, a destra Weah e un vice che potrebbe essere Holm, e in ogni caso l'ipotesi di tridente ce l'hai perché Kostic nasce in qualche modo da attaccante, da esterno alto. Chiesa potrebbe partire a destra, Kostic a sinistra. È un po' un tridente meno brillante rispetto a quello che avevamo immaginato, cioè Chiesa, Vlahovic, Berardi. Però è anche vero che in questo momento bisogna fare i conti con quello che si ha a disposizione. E ripeto, oggi la Juventus sta facendo fatica a monetizzare delle altre uscite. Se da qui alla fine si trovano delle offerte, delle proposte importanti per incassare delle somme da reinvestire su Berardi, secondo me la Juventus tornerà su Berardi e proverà a riaprire il discorso col Sassuolo, anche perché Berardi ancora oggi non ha riattaccato la spina, si vede fuori dal Sassuolo,
e spera in tutti i modi di indossare la maglia della Juventus. Ma ancora oggi la Juventus non ha la possibilità, alle proprie condizioni, di aprire il discorso col Sassuolo, che ha messo un muro, perché vuole 30 milioni, al massimo si abbassa a 27-28, solo cash, non vuole contropartite tecniche. Insomma, è difficile oggi la trattativa col Sassuolo. Dove si dovesse concretizzare una cessione per uno dei giocatori che ho detto, quindi o Kostic o Iling, è chiaro che cambierebbe tutto. La Juventus a quel punto avrebbe quei 15 milioni da mettere sul tavolo del Sassuolo, il resto li metti come bonus, come quello che vuoi, è diverso. Però oggi la proposta di partenza della Juventus per Berardi è stata di 1 milione più 19 calibrati al riscatto se si qualifica alla prossima Champions League, quindi è lontanissima dalle pretese del Sassuolo. Questo per quello che è realistico. Poi non possiamo ancora escludere che fino all'ultimo giorno di mercato che Chelsea bussi alla porta della Juventus e dica: sai che c'è? Vuoi 80 milioni per Vlahovic? Io devo risolvere il problema Lukaku, ti do 40 milioni e la chiudiamo qua. Oggi la percezione è sicuramente diversa rispetto a 2-3 settimane fa, in cui ci si poteva dividere un po' di più su Vlahovic. Questo Vlahovic a me pare proprio dentro la Juve, fatichi a toglierlo fuori dal contesto Juve, però è altrettanto vero che, come dicevi tu, non è che una partita ti cambia i ragionamenti, ancora di più se l'operazione l'ha ipotizzata per esigenze economico-finanziarie. Quindi nessuna volontà di svendere i giocatori. Nessuna volontà di svendere i giocatori. Non si parla sotto la soglia di quel valore associato ad ogni elemento della propria rosa. Quindi Vlahovic per meno di 80 milioni non si tocca, non se ne parla neanche. Però comunque il discorso col Chelsea, che si è interrotto e al momento non è riaperto, è bene dirlo, fermo resta, per quanto Lukaku stia ancora rifiutando tutte le possibili destinazioni, il discorso tra Juve e Chelsea non possiamo escludere che si vada a riaprire a 48 ore dalla chiusura del mercato. Quindi comunque un rischio minimo dobbiamo tenerlo in considerazione. Allora, io do la parola a Nicole e a Luca se hanno domande, osservazioni, quello che vogliono. Due cose vi dico. Una è che a Roma, sempre radio, quel mondo che però sulla Roma è sempre molto preparato, esce questa voce di Lukaku possibile in prestito alla fine. Lì lo dico, lo faccio presente, perché a Roma Massimo gira... Ti aggiungo una cosa, sì, su Lukaku. Dimmi. Da 48 ore comincia a girare di nuovo in quota Milan. Ecco, la verità è che sono tante le squadre italiane che cercano il centravanti. Certo. La Juventus, per assurdo, il centravanti ce l'ha. Certo. A proposito di questo, vi leggo, prima di dare la parola a Nicole e poi a Luca, Ordine cosa ha detto. Franco Ordine, spesso nostro amico qui a Juventus, lo rinvitiamo presto, perché ora vi leggo bene cosa ha detto. Ha detto: Lukaku, ma quello gioca nella Juventus e sarà in prestito comprandolo, sono dettagli successivi. Con Lukaku la Juve sarebbe favorita per lo scudetto, certo. Se fosse arrivato anche che si avrebbe vinto lo scudetto con la sigaretta in bocca. C'è un altro intervento di Ordine a tutti i convocati, credo ora, che parla proprio di quello che ha detto Giovanni, cioè Pellegatti, il Milan, diciamo, sogna Lukaku. A me dicono che non c'è possibilità che Belga vada al Milan, anche Carlo sa che è una suggestione, ma fa bene a cavalcarla. Poi il finale elegante: a una certa età, se non cavalchi una suggestione, che cosa vuoi cavalcare? Non so bene che riferimento sia. Vedo Nicole impazzita per questo tipo di umorismo e lo trovo esilarante. Scherzi a parte, ma credo si riferisca alla passione per i cavalli. Non credo. Certo, di Max Allegri, è ovvio. Vai Nicole, scherzi a parte, salutiamo Francone Ordine, quello che ci interessa al di là delle battute è la notizia. Lui dice secondo lui giocherà nella Juve e non nel Milan, ma vedremo se sarà così. Nicole, scusa. Abbiamo ancora una settimana e sì, Io faccio il countdown di questo, esatto. Lei, Nicole Trema, ricordiamolo, abbiamo Juventini, qualcuno ha cominciato a spiegare di Lukaku, la gran parte ancora spera di no. Vai Nicole. Allora, volevo chiedere a Giovanni, secondo lui, quale sarà la prima uscita di questi giorni, quindi quella più probabile e quella più impellente per la Juve, cioè chi la Juve desidererebbe mandare via tra i giocatori che ha. E anche su Ken, perché circolano varie voci, improvvisamente, perché prima d'ora, alla fine, Ken era uno di quelli di cui non si parlava mai, no? In uscita. Adesso ci sono varie voci, quindi ti chiedo queste due cose. Guarda, parto proprio da Ken, perché è il giocatore che ho più verificato negli ultimi giorni, è
un po' a sorpresa, devo dire, ho raccolto una grandissima considerazione da parte di Massimiliano Allegri su Ken, che gli darebbe una considerazione superiore nelle gerarchie rispetto all'anno scorso sicuramente, e non voglio dire rispetto a chi, perché cosa voglio arrivare a dire? Che oggi è più probabile che parta Vlahovic e non Ken. Ah. Detto ciò, è giusto monitorare i vari sondaggi che arrivano per Ken, ma è bene dire e sottolineare che la Juventus lo cede solo se arriva un'offerta da 40 milioni. Punto. Se no, se lo tiene, e ancora di più, col dubbio che si possa concretizzare questa variante del tridente, nel 3-5-2 Ken è uno tanto utile, perché comunque ha caratteristiche diverse rispetto a tutti gli altri attaccanti che oggi hai in organico. Però, ripeto, mi risulta negli ultimi giorni, attraverso verifiche, che Allegri dia grandissima considerazione a Ken e al progetto. Non mi sorprenderebbe di vederlo titolare già col Bologna domenica. Poi vediamo come sta, se si è ripreso, solo oggi è tornato in gruppo. Quindi, però pare stia lavorando bene rispetto ad altri di cui forse non è così entusiasta. Però non voglio alimentare adesso robe, non sto dando alcun retroscena. Sto semplicemente dicendo che Ken è dentro il progetto. Ho capito, okay. Non è fuori dal progetto, non qualcuno ha parlato addirittura Milik. Fuori rosa, Giovanni, tutte cazzate. Non ci sta convincendo Milik. Ma Milik adesso... No, ma Milik l'hanno appena riscattato, quindi cioè, no, non credo. No, io credo per l'attacco che Allegri ha immaginato in questa Juventus, secondo me lui farebbe a meno di Vlahovic e non di Ken. Se all'ultimo giorno si concretizzasse l'uscita di Vlahovic, secondo me lui non si strapperebbe i capelli, detto che, insomma, comincia ad averne quanto i miei. Ma semplicemente per una questione di caratteristiche. Poi, ripeto, più si va avanti e più fatico a vedere questo Vlahovic fuori dal contesto Juve. Questo Cash è quanto. Cash 90 rispondo io no, secondo me, perché Lukaku, Ken, perché Lukaku prende il doppio di ingaggio due volte, tre volte, quattro volte, cioè c'è anche un tema di monte ingaggi, non guardate solo i cartellini di rivendibilità, di cose, anche a chi ipotizza continuamente Lukaku in prestito e aggiungo Vlahovic, aggiungo Chiesa, sì, ma il monte ingaggi devi liberarti di 6-7 giocatori, allora e manca poco, poi Giovanni mi dirà se i miei calcoli sono giusti, però anche arrivasse in prestito Lukaku, sempre un big deve partire perché è un grande ingaggio che arriva, quindi io sì, questa sì, impressione... Certo. È così. Luca, tu hai qualche... No, c'era un'altra domanda di Nicole qui. Ha risposto a tutto, Nicole, o ha fatto il furbo? No, non ho risposto a tutto. Ha fatto il furbo, classico. No, ma ti rispondo su tutto. Vai, Giovanni e poi Luca. Cosa chiedevi, Nicole? Esatto, cos'era? Le cessioni, quale secondo te sarà la prima? Allora, quale secondo me la Juventus vorrebbe trovare collocazione a Kostic, perché tra tutti quelli che oggi sono sacrificabili è il giocatore... a parte i 30 anni, è quello che guadagna di più, all'ingaggio da 3 milioni e mezzo, che la Juventus andrebbe a girare immediatamente su Berardi. E Kostic lo hai già sostituito con Cambiaso, idealmente. E potresti tenerti Ealing per un altro anno. Ma non quindi, secondo me la differenza del decreto crescita, perché ha fatto solo un anno? Pure... Sì, ma... Sì, però il gioco ne vale la candela. Considerando che Cambiaso adesso non ricordo, ma credo prenda davvero pochissimo, penso 500.000 euro, adesso non voglio dire una cretinata, però cioè, non c'è paragone tra l'ingaggio di Kostic e quello di Cambiaso. Quello che invece può uscire più facilmente, per come si stanno mettendo le cose, mi pare Ealing. Ma Ealing in prestito o Ealing appunto aspettando quei 20-30 milioni? Ealing, ma Massimo, la Juventus vorrebbe monetizzare il più possibile, quindi di fronte ad un'offerta congrua va via a titolo definitivo, ma l'offerta congrua deve superare i 20 milioni. Può andar via in prestito con obbligo condizionato a, ma sempre a 20 milioni devi arrivare almeno. Non lo dai a 10 milioni, non... Ripeto,
vale per tutti, vale per Vlahovic, ma vale per tutti gli altri. La Juventus oggi vende, non svende, non ha necessità di svendere, anche perché, lo ripeto per l'ennesima volta, sono altri club italiani che alle spalle hanno delle proprietà deboli. La proprietà della Juve è più che solida. Poi, in questo momento qua, per evitare l'ennesimo aumento di capitale, vuoi autofinanziarti e vuoi fare quadrare i conti rimanendo all'interno dell'area sportiva. Per questo motivo si sta facendo il mercato. E in ogni caso, ripeto, comunque la Juve avrebbe anche la possibilità di far quadrare i conti anche nelle prossime sessioni, quindi a gennaio ed eventualmente entro giugno, del 30 giugno 2024. Quindi il fatto che ti manchino quei 15-20 milioni per raggiungere totalmente l'obiettivo che hai prefissato d'inizio estate è già un grandissimo risultato, e devo dire in questo vanno fatti i complimenti ai dirigenti che hanno lavorato, perché poi nel giro di 24 ore hanno piazzato 50 milioni con i prestiti di De Winter, Pellegrini e Rovella, più l'uscita a titolo definitivo di Zaccaria, e nessuno di questi quattro ti fanno disperare. Per carità, Rovella forse è andato via poco, però se lo guardiamo più a livello organico, in 24 ore hai fatto 50 milioni, non succedeva da tantissimo tempo. Credo, insomma, Manna stia facendo un grande lavoro, l'aveva già fatto prima che arrivasse Giuntoli, poi sicuramente con l'arrivo di Giuntoli insomma c'è ancora più esperienza, si sta facendo un grande lavoro con Chiellini, col coinvolgimento dello stesso Matteo Tognozzi che continua a portare tantissimi talenti alla Juventus. Occhio a questo Camarà del Borussia Dortmund, è un 2004, siamo lì, siamo prossimi all'accordo, e se lo strappano in prestito con diritto di riscatto, è un riscatto fissato a 3-4 milioni compresi bonus, stiamo parlando di un giocatore che è cresciuto nel Paris Saint Germain ma sul quale ci sono gli occhi di mezza Europa. Però credo la Juventus sia ad un passo da questo accordo col Borussia. Poi non è un giocatore che metti subito in prima squadra, no, certo, anche perché l'anno scorso ha giocato in seconda. Come però, sai, ecco, i Facundo devi andarli a prendere, gli Ildiz e gli Luisen se li prendi quando e arrivi prima degli altri. Poi sta gente qua ti consente di vendere o di indirizzare l'uscita di un De Winter a 10 milioni perché hai Huisen che è già pronto, pur essendo un 2005. Cioè, è cambiata la mentalità, non è cambiata da ora, è cambiata da un po' di anni. Adesso la macchina operativa ha preso un certo giro e una certa continuità e anche a livello internazionale ha maggiore credibilità grazie al progetto Seconda Squadra che è arrivato al sesto anno. Luca, un tuo pensiero su quanto detto in questi minuti o una tua domanda per Giovanni, se hai una curiosità sul mercato o un tuo pensiero su questo mercato dell'aiuto? Ma guarda, c'è una provocazione che è passata anche da uno dei nostri ascoltatori che l'ha scritta, dico, quanto varrebbe Ealing se fosse del Sassuolo o dell'Atalanta? Questo io me lo chiedo. 30 milioni. Parliamo... 40 milioni. 40 milioni. 30 milioni più 10 di bonus, arrivi ai 40. Sì, assolutamente. Allora, è una... gli over 25 valgono 30 milioni, gli under 25 valgono 40 milioni, sempre così. Se non li vendi all'Inter. adesso anche su questo... C'è un listino separato. A parte questo, no, guarda, io facevo una riflessione. Giovanni, hai detto una cosa prima che è qui che mi continua a girare nella testa, che dici... Non è più obbligata la Juventus a vendere un big. E questo, correggimi se sbaglio, è sintomo di un grande lavoro che è stato fatto come mercato. Eppure io, leggendo tanto di tifosi bianconeri, avendo molti contatti, sento spesso che quest'anno non è stato fatto mercato, anche diversi l'hanno scritto da che abbiamo iniziato. Non è stato fatto mercato, forse perché non è stato comprato un nome importante di quelli che ci fa emozionare. Ma per come la vedo io, che magari ne capisco poco, mi sembra che quest'anno il mercato ci stia portando un Federico Chiesa, probabilmente, tocchiamo l'inverosimile, Paul Pogba, e un Dusan Vlahovic che sembra in una forma fisica completamente diversa rispetto a quella dello scorso anno. E in più è arrivato Cambiaso, che comunque l'hai mandato l'anno scorso a finire di formarsi un po' come è stato fatto con Fagioli nell'anno Cremona, e ti è tornato pronto. Poi una rondine non fa primavera, è la prima partita, quello che vuoi tu, però
è sembrato intanto fare delle cose molto intelligenti e molto interessanti e fornire delle varianti e delle idee diverse, quantomeno. Comunque Weah non mi sembra un calciatore da buttare via, e nel frattempo l'anno scorso ci ha portato un Miretti, un Fagioli con più esperienza, il Diz e Huijsen che hanno fatto esperienza e quindi possono scalare i loro livelli. Faccio fatica a pensare che la Juventus non abbia fatto mercato. E poi c'è un altro grande acquisto che è giusto sottolinearlo, perché questo ci arriva ed è giusto raccontarlo. A me risulta che all'interno del gruppo di lavoro sia tornata una certa serenità, una certa armonia. Bravissimo. Certo. Ed è giusto raccontarlo perché non ti so dire quanta differenza può esserci col recente passato, al di là delle vicende extracampo. Credo ci fosse anche altro. E non voglio scendere nei dettagli, ma non semplicemente perché non credo, non sono in grado di farlo. Però quello che viene fuori dall'interno è che ci sia armonia all'interno del gruppo di lavoro. Si sta lavorando con maggiore intensità rispetto agli ultimi anni. Io vedo Massimiliano Allegri tanto motivato, ma motivato in senso positivo, non arrogante, non presuntuoso. Lo vedo con la voglia giusta per dimostrare il valore di un allenatore, che poi, voglio dire, comunque nell'ultimo decennio è quello che in Italia ha vinto più di tanti altri. E poi puoi dire, può essere d'accordo o meno con la sua visione, con le sue idee di calcio, però la situazione è questa qua. Io quest'anno lo vedo molto motivato. È molto 250. Meno presuntuoso rispetto all'anno scorso. 250 vittorie sulla panchina della Juventus, la seconda percentuale di vittorie in senso assoluto dietro Trapattoni. Non parliamo di uno scappato di casa. Sì, esatto. Detto ciò, io credo Manna abbia fatto 4 operazioni fondamentali ad inizio estate, perché ridiscutendo l'accordo col Tottenham per Kulusevski, che stava per saltare, ha recuperato 30 milioni dei 35 che erano stati pianificati, ma il Tottenham non aveva alcun obbligo di portare avanti quell'operazione perché non si è qualificato in Champions League, e comunque 30 milioni su 35 per un'operazione che rischiava di saltare, secondo me sono stati tanta roba. Comunque l'accordo di Rabiot e per Milik li hai rivisti a ribasso, non Rabiot, ma Milik lo hai rivisto a ribasso, ed è stato secondo me un altro modo per tutelarti nel reparto. E poi Weah è stata una grandissima intuizione di tutta l'area scouting, perché Weah fino ad ora è stato un giocatore che, boh, come lo consideri? Un attaccante esterno che non vede la porta, un terzino destro, sinistro. Secondo me hanno trovato l'identikit ideale per sostituire al meglio Cuadrado. Però questo lo hai capito sul campo e lui si è presentato bene. Dopodiché Cambiaso, un'altra grande scoperta, ma più per il tifoso della Juve, perché poi la Juve l'estate scorsa ci ha scommesso tanto su di lui, e anche qui ha fatto un'operazione da 8 milioni. Quindi, insomma, è stata brava la Juve a vederci prima degli altri. E poi, come dicevi, Chiesa recuperato al 100%, che ti comincia la stagione con la preparazione, Vlahovic che ti arriva con questa voglia, Brenner con un anno in più, perché un conto è giocare nel Torino e preparare una partita alla settimana, un conto è ritrovarsi catapultato nella Juve ed essere l'erede di Chiellini. Cioè, noi Brenner lo abbiamo sottovalutato l'anno scorso, cioè il sacrificio che ha fatto durante l'inserimento l'abbiamo secondo me sottovalutato. E poi, insomma, Miretti con un anno in più, Fagioli con un anno in più, c'è tanto da prendere da questa Juve. Secondo me c'è tanto. Io una nuova motivazione... La motivazione la vedo anche nel gruppo squadra, nei calciatori. Cioè, a parte queste esultanze molto rabbiose, sia di Chiesa che di Vlahovic, comunque vedo davvero una squadra anche più libera mentalmente, diversa come approccio, anche dal punto di vista mentale, non solo tecnico-tattico. Quindi questo... Sì, sono d'accordo. Sì, aspettiamo, ragazzi. Una domanda su Nicolussi. Nicolussi potrebbe rimanere come vice Locatelli, però questo aprirebbe alla cessione temporanea di Miretti, sul quale ci sono Bologna, Monza,
Lecce e Bologna, Bologna, Lecce, Monza e Salernitana. E la Juve secondo me farebbe bene a darlo in prestito un anno per farlo giocare molto di più. Così l'estate prossima ti torna e anche lui è pronto per una maglia da titolare. In più, in prima squadra oggi hai Huijsen, che può essere un po' quel trequartista che ti verrebbe a mancare senza Miretti. Allora Giovanni, tu mi avevi detto tre quarti d'ora, abbiamo già sforato di qualche minuto. Sì, ho l'iPad all'1%, quindi... Esatto, quindi intanto ci saluterai a brevissimo, ricordo che arriva Luca Monblano a breve, intanto già ti ringraziamo allora Giovanni. Quindi secondo te, chiudiamola così, secondo te ci saranno ancora una, due, tre, quattro, un numero di due, tre, quattro cessioni di questo gruppo? Prima due, tre cessioni ci sono sicuro, perché i giovani, qualcuno andrà via in prestito, Sulè in uscita, Facundo è già andato alla Sampdoria, ripeto, Miretti potrebbe partire, uno tra Kostić e Iling è destinato ad andare via. McKennie se ti arriva l'offerta. Adesso devi verificare Pogba, che credo farà il debutto contro il Bologna, e il piano di rientro prevede il rientro da titolare dopo la sosta per le nazioni.